perché non hai raccontato a tutti di me e del ragazzo dei palloncini? Perché avrei dovuto farlo? Sembravi così abbattuta ieri sera. Non volevo che ti sentissi peggio. Davvero? Un gesto molto carino. È quello che cerco di spiegarti fin dal principio. Io non sono un cattivo ragazzo. Forse no. Comunque, mi ha fatto piacere che ti sia dato da fare per rendermi geloso. Ehi! Vacci piano con certe sparate. Per quale motivo dovrei renderti geloso? Tu ce l'hai già una fidanzata. Holly, non è la mia fidanzata. Presto uscirà un film in cui recitiamo insieme. È una trovata pubblicitaria. Si può sapere perché non me l'hai detto? Io credo che... Un momento! Adesso è tutto chiaro, perché tu volevi rendere me gelosa. Non è vero. Sì che è vero, ammettilo, sei innamorato di me. No, è il contrario, confessa. No, tu confessa. No, tu. No, tu. Quindi adesso siamo fidanzati? Proprio così, esatto. Allora, usciamo insieme qualche volta o lo chiedi tu a me, visto che sei il ragazzo? Beh, io non so davvero come dirtelo. Coraggio, non è così complicato. Beh, ok. Vuoi uscire con me sabato fra 4 mesi? Sì, direi che... Eh? Frankie Muniz doveva fare quel film, ma poi ha mollato. Parto per la Romania stasera. Sì, ma tu non puoi andartene. Mi hai baciato. Non è colpa mia se ho un importante impegno di lavoro. Lo so, ma mi hai baciato. Ed è stato fantastico. E ora non dovrò star via per 4 mesi chiedendomi come sarebbe stato. Già, sarebbe stato tremendo se fossi partito senza baciarmi. Esatto. Visto che passeranno 4 mesi, è giusto che io ti dia un piccolo extra per farmi ricordare. Ora sai che cosa ti aspetta.